è successa questa sparatoria nelle gambe. Quando l'ho caduto, io ho girato la testa fronte alla porta e ho trovato questo uomo che ha cominciato a sparare. Non sento più la mamma che può aiutare mio figlio. Cioè, lui mi ha fatto anche una volta domanda: mamma, ma tu stai per sempre in quella sedia? E ho detto: no, amore, non stai per sempre, non rimango in questa sedia per sempre. La vita mia prima era bellissima, quindi 5 novembre la mia vita è cambiata perché dopo il lavoro ho deciso di entrare nel negozio per comprare cioccolatini preferiti a mio figlio e è successa questa sparatoria nelle gambe che non aspettavo proprio che può succedere questa storia nella mia vita. Già stavo per uscire e nel negozio è entrato l'uomo russo che poi cioè, guardando lui ho detto che sta succedendo? Lui l'ho caduto vicino al frigorifero che stava vicino alla cassa. Quindi quando l'ho caduto io ho girato la testa di fronte alla porta e ho trovato questo uomo che ha cominciato a sparare. E io non sarei riuscita a reagire subito. Perché che lui comincia a sparare. Quindi ho preso la prima sparatoria nelle gambe, tutti e due. Io dopo questo, la caduta a terra, mi ho coperto la mia testa con le braccia. Il primo mio pensiero, le prime mie parole stavano: Dio, mi fa rimanere viva perché voglio vivere. La prima cosa per rimanere viva perché ce l'ho figlio, magari è successo un miracolo, non lo so, ma io più spero che a lui sono finiti i colpi, quindi perciò è rimasta viva. Non sento più la mamma che può aiutare mio figlio, veramente non posso uscire con lui fuori, non posso accompagnare a scuola, non posso prendere da scuola quando finisce, quindi anche per lui è cambiata la vita, vedendomi sempre nella sedia. Cioè, lui mi ha fatto anche una volta domanda: mamma, ma tu stai per sempre in quella sedia? E ho detto: no, amore, non stai per sempre, non rimango in questa sedia per sempre. Vedrai che passerà tempo e mamma comincia a camminare e facciamo la vita normale come facevamo prima. La parte economica un po' pesante. Perché io ripeto che io non lavoro e non posso lavorare, non so per quanto tempo, lavora solo mio marito. Quindi il stipendio di mio marito è piccolo per sostenere tutti questi mesi che ho bisogno io per stare bene e non ce la facciamo. Portare avanti la raccolta di fondi sulla pagina di autofinanziamento, stiamo dando una mano a questa donna. Possiamo dire che però è incredibile che una vicenda così grave sia passata così in sordina, perché Ludmilla, che abbia il regolare permesso di soggiorno come il marito, è una donna straniera, è una donna ucraina, è una donna. E quindi queste tre cose hanno suscitato il disinteresse di quasi tutti.